Non saranno programmi spaventosi, non saranno programmi né conferenze troppo intellettuali, e io spero che possa essere interessante per voi e sarà certamente interessante anche per me metterli insieme. E anche aggiungo poi che sotto alcuni riguardi è il tipo di programmazione che mi sta forse più ancora al cuore che non quello dei programmi monografici, che rischiano di diventare un po' un catalogo delle opere. Guardi, fare il catalogo delle opere di Chopin è già una gioia, un privilegio, insomma, una sfida, ma ovviamente un'occasione meravigliosa per me e spero anche per voi. Però questo magari potremo capire qualcosa anche come movimento, della storia e vedere anche le personalità. Spesso, per esempio, trovo quasi frustrante spiegare Chopin solo in termini di Chopin e non in termini di come è in contrasto con tanti altri suoi contemporanei, ma anche suoi, chi l'ha preceduto e poi i suoi successori. E difatti, parlando dei successori, è un po' l'argomento di stasera, dell'ultimo appuntamento, verso il futuro, e parlare di Chopin e le sue influenze sui compositori successivi. E prima di attaccare i particolari, vorrei parlare di un fenomeno che secondo me è abbastanza universale, che noi tutti facciamo un po' e che invece secondo me bisognerebbe evitare. E questo è di guardare la storia, innanzitutto la storia dell'arte, come se fosse una cosa lineare, praticamente come se la composizione di un'opera ci mena direttamente alla prossima, alla prossima, alla prossima, e che tutto va in una certa direzione lineare. Anzi, questo è il motivo, se vi ricordate, perché ho evitato anche nella scelta delle sonate di Beethoven di seguire l'ordine cronologico, perché in parte anche questo, secondo me, dà un'impressione come se Beethoven stesso seguisse, avesse seguito un certo cammino in avanti dall'opera 2 numero 1 all'opera 111, e non è il caso. Ci sono molti correnti, molte anticipazioni, poi anche forse passi indietro, insomma è sempre più complicato. E se così per la vita di un compositore, è molto più ancora per la storia della musica, che le cose non vanno così in questa direzione, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin, Mendelssohn, Chopin, e così via in una linea diretta. È molto più complicato e molto più irregolare, diciamo. Poi c'è un altro fenomeno che l'abbiamo già visto con Beethoven, e certamente anche con Liszt, e certamente anche è vero con Chopin, anche se ovviamente è diverso perché Chopin ha vissuto molto poco e l'evoluzione della sua vita è molto concisa, perché praticamente gli anni attivi di Chopin sono dal 1830-29, forse anche un po' prima, fino al 47, diciamo. Lui è morto nel 49, ma praticamente negli ultimi 2 anni ha composto molto poco, quasi niente, veramente frammenti, altre cose. Perché con la malattia Chopin ha perso l'energia proprio di comporre. Diceva che continuava a suonare, perché doveva suonare anche per vivere, per guadagnare da vivere, suonare, cioè in privato, e continuava a dare lezioni. Ma sembra incredibile, abbiamo questa anche immagine, secondo me, di compositori, di artisti che creano fino alla fine le ultime opere che sono così, hanno l'impronto della morte, che stanno lì davanti all'eternità, eccetera. Che abbiamo un'immagine di questo tipo, ma con Chopin non è proprio così, che lui quando stava veramente male non riusciva più a comporre. E c'è un'ultima mazurka che praticamente componeva sul letto di morte, che io personalmente non suono, anche perché trovo non debole, certamente è carina, ma morbosa e non forse degno, secondo me, di Chopin. Però torna a questa idea che abbiamo, che è proprio, sono le ultime opere di un compositore che sono quelle che hanno l'influenza sui compositori contemporanei e successivi. E questo quasi mai è il caso, e certamente
Non è il caso in Beethoven e non è il caso in Liszt. Se guardiamo Beethoven, le opere di Beethoven che hanno avuto questa influenza enorme, che sono state come un spartiacque nella storia della musica, sono innanzitutto le composizioni del cosiddetto secondo periodo. E sono l'eroica, la quinta sinfonia, la pastorale, la settima, sonate come la Passionata, la Waldstein, les Adieux, i quartetti di Razumovsky, ma non la nona sinfonia e non certamente le ultime sonate, gli ultimi quartetti, che per decenni venivano considerati come opere impossibili di un compositore ormai sordo, che non sapeva cosa scriveva e che non sono entrati nel repertorio per moltissimo tempo e che erano conosciuti da pochissimi. E che anche i compositori che li conoscevano, come Wagner, per esempio, che ha certamente conosciuto, che ha scritto sul quartetto in do dies minore, è difficile vedere veramente anche in quel caso un'influenza diretta. E così anche per Liszt, che Liszt ha avuto certamente una grande influenza, ovviamente meno di Beethoven, ma le opere di Liszt che hanno influenzato i suoi contemporanei e quelli subito dopo di lui sono stati quelli, come la sonata, anzi minore, quelli proprio anche per lui, diciamo, del periodo di mezzo. Con Chopin, periodo di mezzo è un po' difficile definire perché ha vissuto così poco, ma non sono certamente le ultime opere di Chopin che hanno avuto una grande influenza, almeno sui compositori, direttamente dopo di lui o i suoi contemporanei. Anzi, posso dire che molte delle ultime cose di Chopin venivano considerati anche nel Novecento come opere di un compositore ormai troppo malato, morboso, deboli, o di interesse quasi intellettuale, ma non avevano più la sgrinta, non avevano più l'ispirazione. E che sembra incredibile, ma come avevo già detto del quarto scherzo, per esempio, ma delle mazurche che suonerò in programma, mazurche opera 56, che oggi credo che quasi tutti vi conosciamo come tra i capolavori assoluti di Chopin e certamente tra le opere più che vanno verso il futuro, erano ignorate. E nella mia edizione dice che sono opere molto deboli che non bisognerebbe suonare. E anche la Fantasia polacca, che sarà l'ultima opera di questo ciclo, veniva considerata come un'opera molto debole. E questo non vale solo per gli editori, ma vale per i grandi contemporanei di Chopin. Lo stesso Liszt, per esempio, e Schumann e altri. Schumann è forse un caso particolare perché anche molte cose di Chopin prima non gli piacevano. Ma Liszt trovava la barcarola, la polacca fantasia, le ultime mazurche come molto deboli, come strane, problematiche, non molto soddisfacenti. Cioè perché, quindi vediamo questo caso tipico che le composizioni che hanno avuto frutto subito o quasi subito erano piuttosto quelli tipo il secondo scherzo, la seconda sonata forse, i notturni del mezzo, le ballate, quelli sì, moltissimo. Dunque, parliamo un pochettino dell'influenza di Chopin, come ha influenzato e che tipo di influenza che ha avuto. Io già metterei a parte un elemento di influenza di Chopin che è stato fin dall'inizio enorme e è rimasto enorme, almeno è una cosa sempre da considerare, ma non è proprio la base, il cuore, il centro dell'idea di questo programma, e quello è l'influenza sul pianoforte, l'influenza pianistica di Chopin. Questo è stato comunque enorme, cioè che già la pubblicazione degli Studi Opera 10 e di tantissime altre cose, i notturni, tutto il resto, ha trasformato per sempre il pianoforte, che tutti che hanno scritto per pianoforte dopo Chopin, dopo quegli anni, compresi Liszt e Schumann e tutti gli altri, sono stati direttamente influenzati, cioè, e che tutti conoscevano Chopin. Chopin, a differenza, diciamo, di Liszt, che solo veramente pochissime composizioni entrarono veramente nella conoscenza generale, quasi, non tutti, non le ultime cose, ma moltissime cose di Chopin entrarono subito nel repertorio universale e certamente tutti conoscevano. Chopin, pur essendo un compositore di grande influenza,
a parte quello del pianoforte, non era, per certi motivi abbastanza precisi, secondo me, uno di quei compositori, quei personaggi che rappresentano un spartiacque, un momento fatale nella storia dell'arte, dopodiché l'arte non può mai essere lo stesso, che tutti subiscono questa influenza enorme. E questo, questi, secondo me, appartengono più o meno in due gruppi. Innanzitutto ci sono quelli che sono come autodichiarati rivoluzionari, quelli che dichiarano io le cose come stanno non vanno bene, gli altri compositori, gli altri artisti, gli altri scrittori, questo non dipende dalla disciplina particolare, non valgono niente, lo stato dell'arte è marcia e io cambio tutto, io sono il grande rivoluzionario che io cambio tutto. E ci sono certamente in tutte le epoche, in tutte le discipline, artisti di questo genere che per forza, se sono riusciti, hanno avuto influenza e spesso addirittura hanno creato scuole. E un esempio perfetto di questo tipo, se parliamo proprio dell'Ottocento musicale, è Wagner. Wagner che dice l'opera oggi non vale niente, è sterile. Non è né interessante come teatro, né certamente interessante come musica, hanno ignorato tutte le regole della bella arte, eccetera, eccetera, e che io invece cambierò tutto, e tutti che ci credono devono seguirmi. È quasi una fede religiosa diventa. E così partecipa anche Liszt, che indirettamente anche lui che è così, col fervore di quello che crede nell'unione delle arti, una cosa importante, all'epoca si mette d'accordo. E spesso questi scrivono molti libri anche, scrivono articoli, saggi, in parte per creare questo movimento, questo futuro, ma in parte anche per spiegarsi a se stessi. Questo è soprattutto il caso di Wagner, ma non solo di Wagner. Io direi che quasi tutti gli grandi artisti che hanno scritto libri, saggi, nei quali dicono quello che vogliono fare, quello che è lo scopo della loro rivoluzione, scrivevano in gran parte per definire a loro stessi quello che vogliono fare. E che spesso dopo vengono criticati perché si dice: ma non hanno fatto quello che scrivevano che avrebbero fatto. E questo perché non hanno scritto dopo, ma hanno scritto prima. E quando l'opera d'arte poi si realizza, non si realizza proprio come l'avrebbero pensato. Questo è certamente il caso di Wagner, ma non solo, anche di Schoenberg, insomma, un altro che scriveva libri, che ha detto che questa è la rivoluzione, altro tipo di rivoluzione, ma anche così. E è ovvio che personaggi di questo tipo avranno influenza, se hanno successo. Ovviamente il mondo è pieno di rivoluzionari che vogliono creare un nuovo movimento, una nuova scuola e nessuno ne ha mai sentito parlare perché non hanno creato, non sono riusciti a creare cose che rimangono nella storia. Chopin ovviamente non appartiene a questo gruppo. Innanzitutto perché Chopin non è disgustato con lo stato della musica e dell'arte che trova. Chopin è forse piuttosto contento, cioè a Chopin piace l'opera italiana, almeno da ragazzo. A Chopin non piace Beethoven in modo particolare e non piacciono i romantici, ma non perché per lui sono marci, sono troppo tradizionali, sono reazionari. No, perché non gli piace la novità del romanticismo, almeno elementi delle novità del romanticismo. E questo è un elemento, Chopin è un conservatore in un certo senso, un rivoluzionario conservatore, perché Chopin ha rivoluzionato quanto Schumann e Liszt, che erano dichiarati rivoluzionari. Ma Chopin aveva questa grandissima simpatia per Mozart e Bach, un passato abbastanza lontano da lui, cioè che saltava una generazione, quella di Beethoven, quella più immediata, quella più importante. Quindi Chopin non ha mai scritto niente. Chopin aveva l'intenzione di scrivere un metodo pianistico, che questo almeno sarebbe stato un'arena dove Chopin si sentiva un certo profeta, diciamo. Però bisogna aggiungere che Chopin
prima non ha mai scritto questo metodo pianistico, e secondo, in quell'epoca tutti più o meno scrivevano metodi, quindi non significa molto. Altrimenti Chopin non ha scritto niente, tantissime lettere, ma non ha scritto un solo articolo, un solo saggio, un solo libro, quindi niente di questo tipo. C'è però un altro tipo di artista che ha subito una grande influenza, e quello non è tanto quello che si dichiara rivoluzionario, ma quello che ha un carisma tale, una forza magnetica di personalità tale, che a tutti rappresenta subito qualcosa di meteorico, di stupendo, che cambia il mondo, che così diventa, anche se non c'è forse un punto preciso di rivoluzione, non hanno una causa, non rappresentano qualcosa di particolare, sono talmente enormi, sono talmente potenti come personaggi, che tutti comunque sono influenzati. Beethoven non ha scritto articoli, Beethoven non ha mai proprio espresso il desiderio di creare questa grande rivoluzione nelle arti, o anche Goethe lo stesso, insomma, però sono come questi personaggi giganti. Shakespeare sarebbe di questo tipo, Bach, anche se Bach ha avuto pochissima influenza, quasi niente, almeno per la generazione successiva. Nella storia della musica invece Bach ovviamente ha un posto enorme. Quindi, ma Chopin non è mai stato neanche questo tipo di personaggio nella storia della musica, nella storia d'arte, e questo in parte perché è morto così giovane, in parte perché scriveva solo per pianoforte, in parte perché non è mai entrato nella lotta generale, cioè non ha scritto opere per l'Opera di Parigi, non ha scritto sinfonie per il Vienna. E poi anche qualche volta queste sono questioni anche del destino, della provvidenza, del momento quando si vive. Beethoven, per esempio, a parte Beethoven, e avrebbe avuto questo impatto enorme comunque, però anche ha vissuto il momento giusto, ha vissuto proprio il momento delle ribellioni napoleoniche, del rovesciare del vecchio ordine, cioè che tutto il mondo, che proprio Beethoven vive insieme con Napoleone, con Goethe, con la fine dell'illuminismo, tutto questo insieme fa parte anche del suo significato. Chopin è uno tra i tanti grandi compositori, grandi artisti, proprio contemporanei esatti, che fa parte di questa prima onda del romanticismo. Quindi non fa parte di un momento di spartiacque, è già nel corso di un nuovo movimento. Però, ciò nonostante, Chopin ha un'influenza enorme su moltissimi compositori, e secondo me ha un'influenza immediata, però ha forse più ancora un'influenza secondaria, che un'influenza che vedremo forse non tanto nei contemporanei, ma nei compositori delle generazioni successive. E forse più si vede forse più influenza diretta di Chopin, i compositori parlano più di Chopin alla fine dell'Ottocento, cioè 50 anni dopo la sua morte, tipo Fauré o Ravel o Debussy, o anche Bartok, che parlano molto dell'influenza di Chopin, molto più che Schumann o Liszt, per esempio, o anche lo stesso Brahms. Secondo me ci sono quattro domini dove Chopin ha avuto grandi influenze, interessi particolari che lui ha creato, grandi novità che poi hanno avuto influenza. Numero uno, e quella più importante e più ovvio, è nel dominio armonico, nel linguaggio armonico. Che il linguaggio armonico di Chopin ha cambiato radicalmente la storia della musica, anche se radicalmente forse non è la parola giusta, perché è sottile, radicale ma sottile. Chopin, come vedremo anche innanzitutto in questo programma, ha introdotto una concezione di dissonanza non risolta, o dissonanza dove la risoluzione della dissonanza non è chiara. Dissonanza è tutto che non è, quello non è dissonante, quello è dissonante, ma se faccio, è una dissonante, però è chiaramente risolta, e questo esisteva
già nel 400. Insomma, esiste, finché c'è una concezione armonica, esisteva dissonanza, come, anche come valori relativi di agio e disagio, di tensione e di rilassamento armonico. E come vedremo nel programma, l'importanza armonica di Chopin sta innanzitutto nello sviluppare l'idea della dissonanza dove la risoluzione non è chiara, dove o perché è ritardata o perché camuflata o perché non c'è, semplicemente non c'è. Dunque, armonia. Numero due è nella melodia. E qui è molto sottile, e qui l'abbiamo già visto, vedremo anche nel programma di stasera, ma l'abbiamo visto già per esempio nella terza sonata o già nella prima ballata, cioè un pezzo relativamente giovane. E questa concezione della melodia che non è una melodia né motivica come Beethoven, cioè piccole piccole frasi, Beethoven, Haydn, piccole frasi che innanzitutto hanno l'interesse perché offrono grandi possibilità di sviluppo, la cosa che più interessa forse a Beethoven. Però neanche melodie italiane, italiane in tipologia, non italiane necessariamente di compositori italiani, melodie, che Chopin era un grande, grande esponente di questo tipo di melodia anche, però melodie che sono molto contenute. Che hanno un inizio di frase e fine di frase, e poi inizio della seconda frase e fine della seconda frase, molto ben proporzionata, molto ben strutturata, molto regolare, tipo canzone popolare, diciamo, perché le canzoni popolari sono quasi comunque così. No, ma Chopin introduce una concezione di melodia dove la melodia è continua, che ogni frase della melodia praticamente ci prepara per quello che segue, che non è necessariamente né regolare né simmetrica, e che ci va sempre avanti e porta avanti a questa idea della melodia continua, melodia eterna. E questa concezione della melodia direttamente avrà un frutto molto immediato nelle composizioni di Wagner, che Wagner scrive e parla come se fosse veramente la sua rivoluzione, anche se questo viene in gran parte di Chopin. Da Chopin lo dice anche lui, non lo scrive però. Wagner non scriveva mai quello che doveva agli altri. E questo non è solo, ma è un caso abbastanza estremo. A parte Beethoven. È sempre più facile per compositori, per gli artisti, di riconoscere l'importanza dei loro colleghi ormai morti. Questo abbiamo, non so se vi ricordate, questo è aneddoto bellissimo di Beethoven, che finché Haydn, che era tutto sommato suo maestro, viveva, Beethoven era molto avaro nel fare complimenti a Haydn, insomma, sempre con ironia e con una certa riserva. Però dopo la sua morte, Beethoven fece fare un gravure della casa di nascita di Haydn e diventava una specie di altare in casa sua e tutti dovevano andare davanti a questo quadro per rendere omaggio e Beethoven diceva: ah, in questa casa così modesta nacque un uomo così grande, perché ormai era morto. Anche Wagner così un poco. Però questa idea anche della melodia continua porterà frutto molto più avanti, verso il Novecento, in un'idea, concezione molto nuova della melodia, come una specie di variazione continua, che sarà la concezione melodica innanzitutto di Schoenberg, ma anche di Mahler e in un certo senso anche di Debussy. Quindi melodia numero due. Numero tre, e forse non si aspetta, però voi che avete seguito queste conferenze non sarete mica sorpresi, è nella polifonia. Chopin è un grandissimo maestro di polifonia, è una concezione di polifonia libera, non inquadrata in forme schematiche tipo fuga o necessariamente canoni, ma proprio l'uso continuo di polifonia come strumento del tessuto musicale. E questo avrà un'influenza enorme direttamente su Wagner, ma anche sul futuro più lontano. Anche lì Schoenberg mi viene subito in mente. Finalmente, quello forse è un po' più difficile definire, la concezione di forma di Chopin. Come abbiamo detto, Chopin non è come tutti i suoi contemporanei, si sente a disagio con le forme schematiche classiche. E Chopin
quando adopera la forma sonata, come nelle due sonate, spesso lei, perché sono più di una forma, lei adopera di maniera molto personale. Però non è solo lì che vediamo lo sviluppo, l'evoluzione della concezione della forma sonata, delle forme sonate in Chopin, nelle ballate, come abbiamo visto certamente, ma anche negli scherzi. E stasera vedremo anche certamente nuove idee verso la concezione di forma, una forma più libera, non schematica, sempre molto unita, ma con una concezione dell'unità organica diversa che veramente ci porterà verso il Novecento. Questo vedremo in particolare, abbiamo già visto nella fantasia, però vedremo stasera in particolare nella barcarolla e nella fantasia polacca. Bene, andiamo al programma. Non farò in ordine del programma perché, insomma, in parte sì, ma farò invece piuttosto in ordine cronologico delle composizioni. Non ho voluto comporre il programma completamente di opere dell'ultimo Chopin, anche se spesso e nell'ultimo Chopin vediamo le tendenze verso il futuro più chiare, più evidenti, più anche drastiche. Ma anzi, il primo pezzo del programma è il primo pezzo che discuterò stasera. Si vede? È il primo scherzo. È il primo scherzo straordinario perché è concepito in Polonia, concepito anche prima che Chopin arrivasse a Parigi. Quindi un'opera veramente giovanile che poi Chopin rivide e ricompose praticamente a Parigi. Però è sempre un'opera del primo periodo di Chopin e dimostra chiaramente già fin dall'inizio certe tendenze di Chopin che portano veramente verso il futuro della musica. E qui siamo veramente nella rivoluzione armonica, perché come forma, questo tra i quattro scherzi, quella più completamente tradizionale, molto ripetitivo anzi, come forma sia ABA, con B trio molto più lento, ma anche con le ripetizioni delle parti individuali nell'A. Però, spogliamo un po' l'inizio. Così già basta. Innanzitutto, a parte quello di cominciare un pezzo con due accordi dissonanti così feroci, anche come sonorità, sentiamo un po' le armonie di questo inizio. Sono una dissonanza dopo l'altra. E anche se il contesto armonico è abbastanza chiaro, che capiamo vagamente un gioco tra dominante e tonico in si minore, non c'è mai, almeno in questa pagina, una sola risoluzione soddisfacente. Non abbiamo mai un bel accordo di si minore nella posizione giusta, chiara. È tutto molto in sospeso, molto in aria. Quindi abbiamo chiaramente una situazione di dissonanze non ben risolte, che doveva essere straordinariamente aggressiva per i contemporanei di Chopin. Doveva essere addirittura molto brutto, molto, molto brutale nella dissonanza. Andiamo avanti. Anche qui, in questa risoluzione, perché dopo tutto questo passaggio deve per forza risolvere. Ma come risolva? È già solo qui. Quindi ci vuole 65 battute prima che abbiamo la prima risoluzione.
perché anche nel passaggio di risoluzione ritarda, 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 ci fa veramente volere questa risoluzione, che è una tecnica molto wagneriana, insomma, quello di creare anche tensione nell'ascoltatore, tensione musicale, proprio una tensione che forse non capiamo, non abbiamo analizzato, ma entra nella nostra coscienza musicale, anche se noi non siamo necessariamente addetti nella musicologia, che non capiamo proprio la situazione, però capiamo comunque questa tensione di una risoluzione che desideriamo, che sappiamo che deve arrivare, però che arriva sempre dopo, che crea anche in certi casi un parallelo musicale fondamentale per l'erotismo nella musica, proprio questo desiderio dell'arrivo che poi viene sempre ritardato, situazione ovviamente molto erotica, almeno molto analogo all'erotismo. Andiamo al prossimo. Questo passaggio che comincia... anche qui abbiamo veramente, e tutto passa molto velocemente, e sembra piuttosto mellifluo, però se sentiamo le armonie come stanno, la seconda riga, sono molto molto dissonanti, insomma se uno si suonati lentamente, gli accenti sono anche scritti da Chopin. Si vede quanto è un clima dissonante, veramente molto molto dissonante. Andiamo avanti. La parte centrale, cioè il trio, molto più lento di questo scherzo, è completamente consonante, o quasi completamente consonante, quindi rilassa del tutto, come ci vuole per fare il contrasto che ci vuole. Però anche qui, armonicamente, è strano, perché anche se consonante, la posizione degli accordi ci lascia un senso... No, lo stesso pedale sul tonico, sul si, crea secondo me un senso che flotta più che solido sulla terra. Questo è basato su una canzone popolare polacca. Solo qui che si muove. Sentite quanto è soddisfacente, quando ci fa piacere, quando questo basso finalmente si muove. Perché è molto soddisfacente. Quindi anche qui, non per le risonanze, ma per i pedali sia del si, del fa diesis, nel giù e su, che crea una situazione cioè non di pace, non proprio tipica, non normale armonica. Andiamo avanti. Qui siamo nella coda. E qui è un caso straordinario che veramente ha creato moltissimo sclamore, ha stupito i suoi contemporanei. Questo... E ovviamente è un accordo che non è difficile analizzare, però è già anticipa il Novecento. Il Novecento in due sensi, perché praticamente la risoluzione armonica è... Ma lui ha messo praticamente insieme per... Quindi è una cosa che fa non tanto Schoenberg, Stravinsky, una tecnica molto comune, per esempio in Petrushka, di mettere, cioè di avere un contesto armonico che si capisce perfettamente, però è molto forte, molto dissonante perché ha messo insieme due accordi, con due funzioni diverse allo stesso momento, allo stesso tempo. Bene, andiamo poi alla seconda ballata. Delle quattro ballate, la seconda non è forse la più moderna, quello che va più verso il nuovo. Ha un elemento che volevo sottolineare perché l'ho scelto per questo programma.
Ma certamente è la ballata più astratta, che è sempre e comunque una ballata, ha sempre questo senso del racconto che ha in comune con tutte le ballate e con anche certe altre composizioni, anche del programma di stasera, la Barcarola, che potrebbe essere anche chiamata ballata praticamente. Come la prima e la quarta ballata, questa ballata comincia con un'introduzione, anche se del tutto diverso, molto breve, e ha una funzione completamente diversa. Se vi ricordate, nella prima ballata, nella quarta ballata, l'introduzione, innanzitutto nella prima ballata, serve come un attore che va davanti al pubblico, dice che signore e signore, buonasera, stasera, e così introduce il clima del racconto, il clima anche teatrale. Mentre nella quarta ballata anche introduce, ma forse un po' più come ci fa scendere nel mondo di sogno, di un tipo di racconto magari dell'inconscio, una tecnica che si usa abbastanza spesso nella letteratura del Novecento, Proust in particolare, diciamo. Qui invece l'introduzione, che è solo praticamente una battuta e mezzo. E poi è già finito. Fermo lì. L'introduzione, che potrebbe essere una cosa continua, praticamente si potrebbe suonare. L'idea è lo stesso, perché la funzione di questa introduzione è di creare un senso di una cosa che continua da prima. Noi entriamo già in medias res. Che è una cosa, questa atmosfera è una siciliana, praticamente un tipo di danza che si chiama siciliana, ma è il carattere per me un po' di ninna nanna, di qualcosa che ci culla, sì, è abbastanza soporifico, abbastanza sonnolente quasi. Cioè, anche armonicamente, se vediamo, notiamo una cosa straordinaria per Chopin, che tra le prime righe non c'è neanche una sola indicazione di diesis di bemolle, è tutto proprio diatonico, completamente nella tonalità, tutto molto molto tranquillo, senza tensione. È un mondo senza tensione alcune. L'unico ombra, non di tensione, ma di qualcosa, sta proprio nella quarta battuta, in quella corda. Che ha un po' qualcosa, però che deve passare, il pianista deve farla sentire, ma passare senza interrompere questo senso di questa pace, quasi, insomma, quasi dal seno, dal bambino, dall'infante proprio. Però importante è riconoscere quando lascia per il momento. Questa continua fa maggiore diatonico nella battuta 18 alla fine della terza riga. Qui va in La minore. Quindi già Chopin qui crea quello che sarà l'aspetto più nuovo, più importante anche innanzitutto nel contesto di questa conferenza, di questa ballata. Che c'è una situazione di due tonalità, normalmente, anzi normalmente, sempre nella storia della musica, dopo l'inizio del 600, certamente, le composizioni sono organizzate
attorno a una tonalità che è fissata molto fermamente nella mente degli ascoltatori e che tutto quello che succede, succede con questa tonalità come il pollo, come la forza magnetica principale. Invece in questa ballata e poi in altre composizioni di Chopin, ma mai forse così radicalmente come in questa ballata, abbiamo una situazione che poi diventerà sempre più importante per la seconda metà dell'Ottocento. E questa è quella di avere una composizione basata su due tonalità. E in questo caso due tonalità neanche così vicine. Mentre, per esempio, il secondo scherzo, che ho suonato anche come bis ieri sera, si dice in si bemol minore, però certamente re bemol maggiore è importante quanto si bemol minore. Non solo che il pezzo finisce, però ci sono quasi più passaggi nel maggiore. Però si bemol minore e re bemol maggiore sono quello che, come si chiama in italiano, è minore relativo, sono molto molto vicini, sono come struttura, hanno praticamente la stessa scala. Mentre fa maggiore e la minore non hanno questo rapporto, non sono lontanissimi, però sono due tonalità del tutto distinte. Quindi organizzare un pezzo con questi bipolare, si potrebbe quasi dire, è una grande novità. E difatti, come vedremo, questa composizione finisce in La minore, anzi, tutta l'ultima parte è La minore, non c'è più neanche allusione a Fa maggiore, scandalizzò i contemporanei di Chopin. E lo stesso Robert Schumann, come vede, il pezzo è dedicato a Schumann, è dedicato a Schumann perché Schumann aveva scritto benissimo sulla prima ballata. Così Chopin gli dedica la seconda. Schumann dice che non capisce assolutamente questa conclusione in La minore e se ben ricorda, quando Chopin l'aveva suonato per lui, il pezzo finiva in Fa maggiore. Questo è impossibile, questo pezzo non avrebbe mai potuto finire in Fa maggiore e si crede probabilmente che Chopin aveva solo suonato l'inizio, cioè aveva solo suonato un frammento per Schumann e così Schumann aveva questa impressione di un pezzo nella solita tonalità unica, invece, anziché una composizione in due tonalità. Andiamo prossimo e vediamo la fine che Chopin fa di tutto qui per rafforzare l'idea di Fa maggiore, con una formula cadenziale molto forte, che ci dà veramente un senso fortissimo di Fa maggiore. Si addormenta. Qui ovviamente abbiamo una sorpresa stupenda. Dovrebbe veramente tutti che si sono addormentati dovrebbero saltare in aria. E tutto quello che avevamo nella prima parte abbiamo il contrario qui. Per esempio, prima parte, a parte la mancanza totale di dissonanze, aveva questo ritmo ripetitivo, tipico della siciliana. Qui invece abbiamo una situazione ritmica molto complicata. Già nella prima battuta del Presto con Fuoco abbiamo la mano sinistra che fa ya pa pa pa, che 6 ottave, invece la mano destra che fa, quindi abbiamo 3 contro 2 già all'inizio, e poi la mano sinistra fa come se fosse 4 gruppi di 3, e la mano destra fa. È molto complesso, molto agitato, molto, insomma, non è per niente posato, regolare, tranquillo come l'inizio. E poi è molto fortemente in La minore. Veramente lui insiste su questo La minore. Andiamo avanti. E dopo questa esplosione, poi la musica si calma
Abbiamo un ritorno che non ho citato in Fa maggiore, e questo è molto interessante, questo avrei dovuto anche citarlo, perché comincia in Fa maggiore esattamente come se niente fosse capitato, cioè come se avesse voluto ignorare questa esplosione, come se il racconto avesse potuto continuare come prima. E difatti abbiamo, suonerò senza, non c'è l'illustrazione. Si ferma, c'è silenzio. E poi quando si riprende in La minore. Non per tanto, però anche questo dà un senso dell'impossibilità di tornare indietro. E difatti, se vediamo là dove abbiamo l'esempio, l'armonia che era così piatta, così diatonica, qui diventa veramente ricca e che abbiamo queste modulazioni strane. E stranamente, quello che era bella ma abbastanza banale diventa bella e non per niente banale. E che stranamente l'influenza dell'esplosione in La minore, del Presto con fuoco, ha ironicamente, se vogliamo, non sono riuscito. C'è la zanzara che cercava di uccidere, che è contaminata e che risulta più bella dalla contaminazione. Se parliamo proprio ora del racconto, della ballata come racconto, e come questa contaminazione del Presto agitato abbia, non so, anche dato una nuova bellezza, una nuova urgenza, ma anche forse bellezza a questo materiale. E poi, quasi subito vuole esplodere. E questa volta non ci riesce, però la seconda volta, pagina successiva, esploderà e tornerà al Presto con fuoco. E questa volta il Presto con fuoco ristabilisce La minore di maniera molto molto chiara. E abbiamo nel mezzo del Presto con fuoco un ritorno al materiale dell'inizio, ora in La minore e ora in questo contesto molto agitato. Suonerò dalla terza battuta del secondo rigo. Qui entriamo nella coda, è che una cadenza più forte, una chiusura più forte di La minore sarebbe impossibile immaginare. Qui siamo veramente La minore e tutta traccia di Fa maggiore è via, non torna più, il resto del pezzo è assolutamente La minore. E questa coda è già lì? Sì. È materiale nuovo, anche praticamente senza riferimento, dopo ci sarà il ritorno al materiale prima. E, qualcuno ha detto, che ho letto anche oggi, che se si prendesse da solo questo, così dissonante, chi avrebbe detto che questo pezzo era... Abbiamo fatto il passaggio più estremo possibile. Questo sembra quasi Scriabin, almeno come armonie, che sembra anche non solo Scriabin, ma Scriabin dell'ultimo periodo. Molto, molto espressivo, ma molto tenso, molto violente. Cioè è un pezzo dove questa pace dell'inizio, Fa maggiore, è completamente passata a questa violenza armonica e emotiva, La minore. E poi torniamo all'ultimo. Che dopo, che è il ritorno dell'idea originale in La minore, abbiamo poi,
piccolo ritorno come ricordo triste, non so, all'inizio è... una chiusura quasi enigmatica, cioè si chiude così lentamente, così, quasi brutalmente, due accordi e finito. Però la minore. Quindi abbiamo questo pezzo organizzato veramente sul contrasto tra due tonalità, contrasto che si riflette anche in caratteri estremamente diversi. Dunque, andiamo ora alle mazurche. Non abbiamo più avuto mazurche dal primo programma, programma sul patriottismo. E qui invece abbiamo mazurche, perché le mazurche, come avevo anche detto allora, è il corpo di opere di Chopin, dove vediamo più che in qualsiasi altra media Chopin come laboratorio compositore, dove fa delle esplorazioni personali. Le mazurche sono per lui un po' come un diario, dove le sue composizioni più intime, forse più personali. Non sono le composizioni di Chopin che piacciono più al pubblico, però sono forse quelle che piacciono più a noi musicisti. Ti devo chiedere di aprire la finestra, io muoio. So che voi avete freddo, ma io qui muoio. Grazie. Quindi, qui abbiamo una mazurka, anche come il primo scherzo, concepita in Polonia, cioè prima che Chopin lasciasse la Polonia e andasse in Francia. È una mazurka che tradizionalmente si chiama, forse ci sarebbe una via di mezzo, un po' di aria, ma non spalancate proprio. In italiano e in Francia questa mazurka è conosciuta da un nome francese, Le Petit Hébreu, il piccolo ebreo, cosa che io non sapevo, ignoravo, non avevo mai sentito di vita mia, e che viene da, se vedete, le due ultime battute della seconda riga e le due prime battute della terza riga, questa... questo tipo di taram, taram, che doveva dipingere l'espressione tipico un po' pianiculando del piccolo ebreo. Non ho idea se questo sia genuino, vero, autentico o no, ma certamente è molto espressivo. Questa mazurka, in un certo senso, è molto tipico di tutte le prime mazurche. Usa di maniera molto notevole un senso modale, cioè che sembra la minore, ma in verità è nel modo lidiano, che sarebbe... anche se noi spesso sentiamo, e così alla fine, quando finisce, vedremo che lui finisce non in la, ma in fa, che sarebbe anche, se vi ricordate, il rapporto tra le due tonalità nella seconda ballata, anche se è completamente diverso qua. Questo non è organizzato in questo. E la seconda ballata ha pochissimo riferimento anche alla situazione modale tra la minore e fa maggiore. Perché il fa non deve avere il si bemolle, e non credo che ci sia un solo si bemolle o quasi in tutta questa opera, quindi non è mai fa maggiore, che sarebbe, quindi non è una cosa da approfondire. Suono un po'. In un certo senso è molto tipico di tutte le prime mazurche, molto polacco, molto... però quello che secondo me è molto nuovo, è molto importante come una tendenza verso il futuro, è
prima questo senso di tonalità quasi che flottante, sì, è chiaramente tutto La minore, ma un La minore tutto molto, molto, molto libero, un trattamento molto libero di tonalità. E poi, secondo me, più importante ancora, è questa atmosfera triste, melanconica, cioè è folclorica, se vogliamo, però è un folclorismo trascendentale, cioè va oltre quello che sarebbe la tipologia di queste mazurche melanconiche, e che diventa veramente un poema, un poema molto personale, molto intimo, e per quello che secondo me ha un'influenza, ha un'importanza molto più della solita mazurka del primo periodo. Passiamo poi anche forse più ancora tutto il passaggio finale, la coda. Cioè, il fatto che ci sia una coda è abbastanza nuova per le mazurche di questo periodo. Comincerò la terza riga, la quarta battuta, o anche quello prima, la chiusura. È molto moderno quello. Così finisce con l'accordo modale, non tonale, quindi non in La minore come aspettiamo, ma con questo accordo tutto sospeso. È tutto un'atmosfera, secondo me, che mi fa molto pensare alla fine dell'Ottocento, non dall'inizio dell'Ottocento. Andiamo avanti, anche molto avanti, anche come periodo, alla Mazurka opera 50 numero 3. Qui siamo in un mondo dove Chopin ha lasciato il carattere folclorico, o ci ricorda proprio la mazurka come danza popolare polacca, solo in piccoli momenti precisi, ma non per i caratteri globali del pezzo. E questo pezzo è importante innanzitutto per il carattere molto polifonico e il carattere molto armonicamente cromatico, e straordinariamente cromatico. C'è un canone. E qui un po' di danza. Andiamo avanti. Però ci sono tanti elementi nuovi. C'è innanzitutto in queste ultime mazurche, e nell'ultimo Chopin, una voluttà armonica, veramente una sensualità straordinaria. Comincerò due battute prima dell'inizio dell'esempio che avete. La polifonia è fantastica, è meravigliosa, è molto complessa, molto densa, innanzitutto qui nella seconda riga. Andiamo avanti. E qui abbiamo, suonerò abbiamo una lunga coda, in quasi tutte le ultime mazurche abbiamo code che sono praticamente come uno sviluppo libero del materiale. E qui abbiamo, se comincerò, c'è un lungo pedale dominante, e la quarta riga, terza battuta. Mm-hmm.
un passaggio, tutto questo straordinario, straordinaria tensione cromatica e sempre veramente spostare ogni risoluzione. Che veramente ci anticipa Wagner. Qui siamo pienamente nel mondo già da Tristan. Certamente è tutto un clima polifonico, ma anche armonico, che anticipa moltissimo il mondo di Wagner. Andiamo avanti. Poi suonerò tutti e tre delle mazurche opera 56, che sono le mazurche più avanzate, meno dove c'è meno carattere di danza popolare, di danza polacca, e dove lui fa più una sperimentazione armonica e polifonica. Il numero uno è strano, però è molto, molto sensuale innanzitutto. È straordinario anche come armonia, perché è certamente in si maggiore, però comincia e non stabilisce assolutamente si maggiore, comincia a libera volta a modulare, e dove e quando si trova in una tonalità è in sol maggiore. Però avrebbe potuto fare infinito, insomma è una situazione molto libera e molto, come dire, senza riferimento molto concreto a tonalità nell'armonia. Andiamo avanti. Un elemento molto strano, pianisticamente molto scomodo, questa mazurka è un po' A, B, A, B, A, lunga coda, e B è poco più mosso, è anche qui sì, ha un'allusione a c'è qualcosa di danza, però è così strano come finisce. Poi la seconda volta, che non ho citato per voi, è la stessa cosa, però anche più strano. Cioè è una modulazione senza accordi, va e si ferma quando si vuol fermare. È un passaggio che anticipa non tanto Wagner che Mahler. Mahler spessissimo va da una tonalità a un'altra, proprio questi passaggi senza, non abbiamo un riferimento chiaro tonale, che semplicemente va proprio. Proprio in questo senso. C'è un passaggio quasi identico nella terza sinfonia, per esempio, di Mahler. Poi andiamo alla coda. Coda è un passaggio veramente molto sensuale. Comincerò la quarta riga, sì. E anche molto polifonico. Una polifonia molto personale e molto strano. E poi nella coda, se vado avanti, terza riga, 1, 2, 3, 4, quinta battuta, mi piace in particolare, anche trovo molto sensuale, questa voce libera della mano sinistra, che è un po' un commentario libero sulla la mano destra. Andiamo avanti, poi numero due di questo gruppo è quello dove c'è il carattere di danza chiarissimo, però secondo me è talmente
forte, il senso di danza, che è più come una citazione, non ha più la naturalezza di danza che aveva nelle prime mazurche, ha qualcosa di forzato, per me c'è un carattere abbastanza artificiale, ma non meno bello per quello, artificiale come citazione, come forse con grande ironia, con distacco a materiale. Così via. Andiamo avanti. What do I have? 1, 5, 1, 6, 1, 7. Sì, e qui abbiamo un passaggio molto tipico dell'ultimo Chopin, modale e polifonico canonico alla volta. È folclorico, però è un folclorismo molto strano e secondo me abbastanza distaccato e ironico. E poi arriviamo a 56 numero 3, che certamente è la più lunga, complicata, audace e forse la più grande delle mazurche. Certamente una delle composizioni più importanti di Chopin e certamente che va più verso il futuro. Qui siamo in clima molto lontano di danze popolari, anche se anche qui ci saranno delle allusioni. È molto polifonico, molto melanconico. Passaggio modale. Bene, andiamo avanti. Qui è una composizione molto complicata anche come struttura. E c'è una parte centrale che sembra quasi eroico nel contesto di una mazurka e che secondo me ha la funzione di mettere in rilievo la conclusione tragica della composizione. Se comincio lì alla seconda riga dove c'è il cambio di tonalità. Andiamo avanti, alla ripresa, poi alla coda. E la coda contiene forse armonicamente il passaggio più straordinario di tutto Chopin. Non solo armonico, ma anche il clima del passaggio è veramente un clima wagneriano. Per me siamo proprio nel mondo di Tristan, dal primo atto innanzitutto del Tristan und Isolde. Comincio la terza riga. Thank you.
non ho resistito di suonare tutto il passaggio. Quanti di voi conoscete questa mazurka? Cioè è suonato veramente molto poco. È questa che nella mia edizione dicevano che non bisogna suonare perché è molto debole. Invece, non so, per me è quasi la cosa più bella di tutto Chopin. Se, innanzitutto, se pensiamo a quello di non risolvere le dissonanze o di ritardare la risoluzione della dissonanza, se sentiamo solo le armonie, abbiamo... una sequenza di dissonanze che non sembrano quasi da tutto sconnesse, però che ti portano sempre avanti in questo clima molto, molto intenso, molto, ma anche molto disturbante. Forse ora possiamo chiudere per un po', sì. Purtroppo o fa troppo caldo o fa troppo freddo. No, 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 lì anche muoiono. Tutto sommato sono io che soffrivo anche dal caldo, quindi se qualcuno deve soffrire anche dal freddo dovrebbe essere io. Ma io... sì. Ok, andiamo poi ai notturni. E qui suono tre degli ultimi notturni. Il primo è quello che è già suonato ieri sera come bis, quello di mi bemolle maggiore, che è forse il mio favorito personale. E qui innanzitutto abbiamo l'apoteosi del basso Albertino. Cioè che è diventato una voce in sé. E qui abbiamo questo senso di voci, questo come un grande duetto d'amore, anche se non è mai diviso, ma anche quasi tre voci. E una libertà melodica, parlavamo all'inizio di uno degli elementi rivoluzionari di Chopin, questa idea della melodia senza confini, melodia continua, mai così come in questo notturno. Veramente una melodia infinita, può andare avanti senza limite, senza confine. Andiamo avanti. Qui c'è un passaggio anche straordinariamente ricca come polifonia, ma poi innanzitutto come sequenza armonica, come cromaticismo. Comincerò anche in capopagina. Da qui. Come modulazione verso la ripresa e anche qui molto molto wagneriana. E poi torniamo alla coda, che nella coda non è tanto rivoluzionario come questa melodia libera, la polifonia, il cromatismo, ma anche l'atmosfera, questa atmosfera completamente trascendentale, proprio come un po' e comincia così passionale e finisce così un po' al di sopra delle cose terrestri. Comincerò al pianissimo la seconda riga. Atmosfera assolutamente fuori tutto. Torniamo poi al notturno 62 numero 1, il più lungo di tutti i notturni, è certamente uno dei più complicati. Comincia con una piccola introduzione che già ci mette in un mondo veramente, questo è un notturno che vive quasi completamente in un mondo di sogno, quasi sommerso, che anticipa armonicamente, polifonicamente, ma innanzitutto come atmosfera, il mondo di Fauré, più
più che altro, anche Debussy, però soprattutto Fauré. Anche come polifonia è semplicemente straordinaria, come queste voci si mescolano non di maniera proprio rigida, strutturale, no, che non si potrebbe analizzare esattamente, ma dà un'impressione di questa ricchezza polifonica straordinaria, quasi infinita, che anche anticipa Wagner, ma non solo Wagner, ma tutto il francese, la musica francese del fine secolo. Andiamo avanti. Ah sì, anche qui abbiamo un passaggio, dopo una parte centrale molto più passionale, si calma e poi arriviamo in un mondo che fa un po' pensare alla fine del notturno precedente, completamente trascendentale, completamente come al di sopra di tutto, solo dalla terza riga. Tutto questo notturno ha questo senso di esistere fuori il tempo, come una cosa sospesa nell'aria. E poi abbiamo la ripresa. Completamente in trilli. Anticipa, secondo me, ricorda un po' Beethoven alla fine della sua vita, quando abbiamo questi lunghi passaggi in trilli. È più o meno per la stessa ragione, perché questi trilli creano un senso della sospensione di tempo, se vi ricordate la fine dell'opera 111 di Beethoven, insomma, perché i trilli che non hanno divisione più, che hanno questo senso di continuità, che così sospendono un po' il senso del tempo. Poi abbiamo un passaggio cromatico straordinario, anche polifonico, lì a tempo primo la quarta riga, poi finisce anche qui. Come nel notturno precedente, in questo mondo un po' al di là di tutto, cioè senza tensione armonica, senza senso, proprio al di là del tempo, del mondo, anche della tensione. E poi arriviamo all'ultimo notturno, una delle ultimissime composizioni di Chopin, e qui torniamo alla melodia regolare che abbiamo abbandonato, cioè una melodia con una struttura quasi classica, quasi da opera italiana, diciamo. E quello che è rivoluzionario qui, che va verso il futuro qui,
è proprio l'atmosfera, è il mondo, il clima proprio di questa composizione. Se mi fermo perché così va avanti un po'. Per me è quasi l'atmosfera, almeno a prima vista, di una canzone popolare. Sembra quasi qualcosa di una chanteuse. Cioè, ha qualcosa di non lo è, ovviamente, non ha niente, non è assolutamente, però ha quell'allusione quasi al popolare che è al sentimentale, che secondo me dà anche un senso di nostalgia infinita, ma anche un senso di addio, c'è fortissimo un senso di addio, di finalità. È un'atmosfera che per me molto, molto anticipa un'atmosfera molto comune in Mahler, che troviamo spessissimo nell'ultimo Mahler, ma anche già nel Mahler della Quinta Sinfonia dell'Adagietto, che come vedremo dopo, ma anche già Mahler del finale della Terza Sinfonia, per esempio. E Mahler lo dice, non dice in questo pezzo, ma Mahler dice che lui deve molto a Chopin per un certo carattere melodico. Andiamo avanti. La parte centrale di questo notturno è anche straordinario. Cresce direttamente dalla parte principale, però è agitato, è completamente canonico e anche qui abbiamo un senso di polifonia straordinario. Che sente che c'è? È forse più chiaro ancora dopo, ma se vedete la seconda riga, per esempio. E questo senso di canone. E poi andiamo avanti, c'è il ritorno ancora più, molto abbreviata, il ritorno del tema iniziale, e poi questa cosa che veramente è un mondo trascendentale, un po' come nei due notturni precedenti, ma qui veramente con un senso, secondo me, di finalità, di addio, molto, molto vicino al mondo di Mahler e che vedrete alla risoluzione che abbiamo veramente un'anticipazione straordinaria dell'Adagietto della Quinta Sinfonia. Sonoro dalla seconda riga. C'è una coda, quindi è un clima è molto molto vicino. Bene, andiamo avanti, andiamo alla Barcarola, che è una anche delle ultime composizioni di Chopin. La Barcarola, secondo me, è straordinariamente quasi casuale come anticipazione storica. Non si sa perché Chopin abbia deciso di scrivere una Barcarola. Chopin è andato una sola volta in Italia, una settimana a Genova, passata con George Sand dopo l'inverno disastroso a Maiorca,
Sappiamo che Chopin aveva già scritto una tarantella, che è un pezzo salottiero, galante, gradevole, ma niente di più. E questa barcarolla invece, ispirata dall'idea ovviamente del canto dei gondolieri veneziani, ha una certa precedenza. Ci sono anche barcarolle, gondolieri si chiamano, non barcarolle, di Mendelssohn, che probabilmente Chopin conosceva. Ma non so proprio perché Chopin abbia deciso di scrivere questa composizione così magica. E innanzitutto quello che è straordinario, quasi come caso storico, perché non so se si possa definire qualcosa di concreto, che la barcarolla è di tutte le composizioni di Chopin la più sensuale e la più erotica. Chopin è un compositore dove l'erotismo sta spesso abbastanza nascosto, non è un elemento così principale di Chopin, ma nella barcarolla assolutamente, composizione, è veramente, la barcarolla sarebbe anche una specie di ballata, è una ballata che racconta un incontro amoroso, credo che non ci sia, non ci siano dubbi, insomma, è molto chiaramente espresso nella musica. E questo clima cromatico, sensuale, erotico, anticipa innanzitutto, in completamente altri termini, un'altra composizione non ispirata direttamente da Venezia nel senso come barcarolla, ma scritta a Venezia, che è il secondo o terzo atto del Tristan di Mahler, di Wagner, e che Wagner dice, scrisse anche a Mathilde Wesendonck, che fu suo angelo custode che l'aveva portato a Venezia, perché solo a Venezia avrebbe trovato l'atmosfera sensuale giusta per scrivere il secondo terzo atto del Tristan. E anche Chopin anticipa questa questa immagine di Venezia, un'immagine di Venezia molto diversa dalla vostra immagine normalmente. Questa è un'immagine italiana molto da straniero, devo dire, ma non dimentichiamo che Chopin non aveva mai visto Venezia, cioè una Venezia completamente immaginata di Chopin. Per finire l'idea di Wagner, un aspetto che trovo molto ironico è che Verdi da vecchio scoprì Tristan e, quasi in segreto la partitura, e scrisse a Ricordi, che gli aveva mandato la partitura, che il secondo atto di Tristan è forse la musica più magica, più incantata, più sensuale mai scritto da un uomo. E poi aggiunge, però queste cose sono impossibili per noi sotto il nostro sole italiano, senza sapere che Wagner aveva detto proprio il contrario, che era solo sotto il sole italiano che avrebbe trovato l'ispirazione, il tono giusto per scrivere proprio questa musica magica, sensuale. Io adoro queste ironie, perché Verdi non sapeva. Quindi la barcarolla comincia con una introduzione veramente molto simile, in un certo senso, a quella della prima ballata, cioè come un grande gesto teatrale per introdurre il dramma che seguirà. E poi segue subito, veramente il classico senso di barcarolla, sentiamo la barca, il movimento dell'acqua, e poi questa melodia, un duetto sembra, molto sensuale, molto fluido, non so esattamente se si può dire proprio italiano, anche se è regolare in questo senso italiano, ma certamente molto fluido e molto sensuale. Così
meravigliosamente fluido, che va avanti, e poi la sensualità delle due voci, come si intrecciano, che è così anche meravigliosa. Andiamo a un passaggio centrale che, a parte che evoca forse meglio di tutti gli altri passaggi del pezzo il senso dell'acqua, anticipa per me anche una cosa del tutto diverso. Comincerò là col cambio di tonalità. Straordinario come la polifonia anche qui, se non sentiamo e poi viene fuori, come emerge e poi sommerge di nuovo. Ma questo a parte il senso dell'acqua, anche questo senso estatico, sospensione estatica, che mi fa molto pensare anche a Mahler. Anche a certi passaggi, le quattro sinfonie mi fa anche per la tonalità, ma certamente è un mondo ricco del fine 800, che siamo qui proprio anche 50 anni in anticipo, al bordo di tantissima musica, dove anche cercano, forse con meno successo di Chopin, a creare questo senso di sospensione estatica nell'infinità, se vogliamo. Andiamo avanti. Ah sì, e qui un tema nuovo, con un senso forte di canzone popolare, che sarà il tema del climax, cioè molto sensuale. Bellissima melodia, anche se sa di popolare. È così piccolo che non riesco a vedere le pagine. Io salto forse il mio passaggio preferito, che sarebbe un'evocazione di una serenata. Cioè, beh, no, lo suono. Sei ancora su questa pagina? Sei là dove c'è scritto meno mosso. Qualcosa di serenate accompagnate dalla chitarra, e che ci porta, ora puoi andare avanti, ci porta a un passaggio molto famoso, questo dolce sfogato, che non so se Chopin capisce il senso normale italiano di sfogato. Qui secondo me sfogato significa che evapora, come se fosse veramente l'acqua che si evapora in aria, e che è proprio la reazione a questa serenata, che ci porta poi verso il climax. Poi questa. Questa ritransizione dove la passione e la sensualità ricresce da questa atmosfera così impressionista, che poi riemerge molto urgentemente questa sensualità che poi ci porta alla ripresa e poi al climax. Andiamo avanti. E qui parlando poi proprio del passaggio del climax, c'è il ritorno della canzone popolare, e con una scrittura pianistica veramente orchestrale, che anticipa molto Rachmaninoff, con tantissimi grandi accordi, suonerò proprio sì, da capopagina. Questa coda
straordinariamente cromatica e densa, dissonante, che veramente qui siamo in un mondo post-wagneriano quasi già. Bene, e passo ora all'ultima composizione del programma e del ciclo. Un pezzo un po' strano per finire un ciclo, però tematicamente è un pezzo assolutamente giusto per finire, che è la Polacca Fantasia, che sotto alcuni riguardi la composizione più moderna di tutto Chopin. È molto complicato come composizione, con tanti elementi che non ha per niente, ha completamente perso ogni senso della forma schematica tipo forma sonata. L'unità che c'è è basata su un senso di racconto continuo, è innanzitutto basato sull'unità organica dei materiali. Quasi tutto il materiale in questa composizione è molto vicino, praticamente è basato su un'idea, quello di ripetere il terzo e quarto grado della scala, anche se l'inizio è diverso. L'inizio secondo me non abbiamo nessun senso, nessuna idea di un senso, un'ombra, di un sospetto, di un senso di contesto tonale, armonico. Sono degli accordi completamente senza, potrebbe andare ovunque, non abbiamo un'idea. È molto come un'improvvisazione, cioè come qualcuno che si mette a pianoforte e comincia a suonare un po' a casaccio per fare belle sonorità. E anche qui non ci porta in avanti, solo che torniamo. E torniamo alla stessa cosa ora in pianissimo, però sempre cambiando armonie, sempre senza trovare né materiale tematico né tonalità. Andiamo avanti. E invece tutto d'un tratto emerge un'idea, anche se tonalmente siamo molto lontano, un'idea melodica che poi emerge e poi scompare e poi emerge ancora una volta completamente trasformata, cioè no, melodicamente è lo stesso, ma trasformata in una polacca, come se Chopin avesse avuto, come se gli fosse venuta questa idea melodica in un altro contesto, e poi decide, ah, di questa scriverò una polacca. Non scriverà mica una polacca, perché di polacca in questa composizione ci sono pochissimi frammenti, cioè pochissime allusioni innanzitutto questo ritmo, è praticamente tutto che rimane del eroismo di polacca. Dall'inizio della pagina. Questa melodia che viene da, che emerge proprio. E che poi scompare, c'è finalmente una chiusura tonale un po' soddisfacente. Terza riga, tempo giusto. Yeah. Ha trovato la sua polacca, se vogliamo, questa melodia nobile ma triste, secondo me, e che lo porta subito avanti, andiamo avanti anche noi, cioè che è una melodia che, anche come tipicamente di tante melodie di questa epoca di Chopin, che subisce subito variazione, che non si ripete ma va subito in nuove direzioni. Dove siamo? Ah, sì, qui siamo in un passaggio dove sviluppa, perché qui non abbiamo più la divisione
come esposizione si sviluppa subito il materiale come appare, e si sviluppa un po' anche queste idee, con frammenti della melodia, questa idea di Polacca. Comincio la seconda battuta. Ci porta come, quasi come un prestigiatore, un effetto magico, anche molto impressionista. E siamo tornati in un altro mondo, però il mondo della melodia della polacca, anche se non abbiamo perso tutta, ormai l'allusione alla polacca. Andiamo avanti. Ah, qui siamo in transizione verso un altro episodio, non si può dire parte centrale perché non è centrale, ma un altro episodio. E qui volevo, a parte far vedere anche la melodia della parte centrale, voleva il carattere straordinariamente cromatico e libero della melodia di transizione. Che mi fa molto pensare al secondo atto del Parsifal di Wagner. Sì, è tutto vagamente armonico, cioè si capisce dove andiamo, però è così libero nel cromatismo. Dove sono? Sì, forse suona e tu capi che arrivo. Suonerò da poco più lento. Anche qui abbiamo questa alternanza che è l'idea principale di questo pezzo. E qui abbiamo come materiale tutto l'inizio. Abbiamo in questa figurazione la peggio. È questo tipo di unità organica non schematica, quasi come variazione più che come sviluppo. Anticipa moltissimo Debussy e Schoenberg, e quasi tutto il Novecento anche come procedura. Andiamo avanti. Qui abbiamo un ritorno, abbiamo già avuto un po', ma qui è il passaggio più notevole, del Chopin del Bel Canto. Qui abbiamo veramente quasi come una citazione, secondo me ha un po' il carattere di un addio anche al Bel Canto, perché sembra molto nostalgico, non solo nostalgico, ma anche quasi come una citazione, come distaccato, però molto chiaramente. Come un'aria. La voce. È tutto un passaggio veramente come un ricordo, una citazione più che un vero versione, diciamo, del bel canto. Sono alla fine. Sì, e poi
alla coda c'è il ritorno del tema della polacca, ormai quasi senza, cioè c'è stata qualche piccola allusione al ritmo della polacca, e poi torna il tema in questa versione orchestrale con grandi accordi che fa pensare anche un po' alla fine della barcarola. Suonerò quattro battute prima dell'inizio. È molto climatico, però un climax, come dire, con certe riserve, secondo me, perché il carattere di questo pezzo è talmente triste, talmente, anche credo, con questo senso di addio. Ovviamente noi siamo condizionati dal fatto che sappiamo che Chopin stava morendo e che questa è praticamente l'ultima composizione sua, e che anche se non ha scritto quasi niente durante gli ultimi 2 anni della sua vita. Però è quasi impossibile non vedere, almeno interpretare un po' l'atmosfera di questa e anche la barcarola, come certamente gli ultimi notturni, un po' con un senso di addio, anche se questo senso di addio è forse più un atteggiamento di carattere che un vero addio, anche se Chopin non sapeva che stava morendo e che avrebbe potuto continuare a scrivere per 10 anni. Questo è più un carattere che noi poi lo vediamo come un addio al mondo, perché noi sappiamo che lui stava morendo, ma lui è solo un atteggiamento verso il materiale, in questo senso di guardare tutto con nostalgia, con un certo distacco, come qualcuno che è già fuori e che rivede quello che ha vissuto con grande emozione, ma con anche questo distacco di qualcuno che è già ormai fuori. E poi la composizione finisce senza eroismo, c'è questo momento di eroismo che poi scompare, e la fine è quasi come un punto interrogativo che non ho citato qui. Quindi il pezzo finisce senza ogni contesto di trionfalismo o di grande enfasi, invece con un senso di forse un po' di speranza, ma al tempo stesso, secondo me, molto carico, molto impregnato di tristezza e di melanconia. Bene, io ho finito.